Un lungo applauso a fine spettacolo. La commedia Le nuvole di Aristofane, per la regia di Antonio Calenda, è piaciuta. Dopo settimane di lavoro intenso, per gli attori è arrivata la prima standing ovation. Abbiamo fatto un grande sforzo, ma il risultato è conseguente alla passione e alla dedizione di tutti gli attori che mi hanno seguito, i più anziani, diciamo, ma anche e soprattutto dei giovani, perché questo è uno spettacolo fatto essenzialmente da attori giovani. In alcuni casi coinvolto anche il pubblico. Sì, perché praticamente sul piano, come dire, formale, Aristofane è il primo che in qualche modo rompe la quarta parete e fa sì che gli attori colloquino con il pubblico. Nell'antica Atene questo era dirompente, era una rivoluzione culturale. Nel cast, tra i nomi di punta, Stefano Santospago nei panni di Aristofane, Nando Paone che interpreta Strepsiade ed Antonello Fassari nelle vesti di Socrate. A dialogare con il pubblico anche le due corifee, Galatea Ranzi e Daniela Giovanetti. Pieno di debiti a causa dei vizi del figlio Fidipide, giocatore nulla facente, la voglia di capire come vincere con la forza della parola. Per questo Strepsiade chiede aiuto ai sofisti, disturbando le loro passeggiate. Strepsiade, vengo dal borgo di Cicinna. Poi arriva Socrate. Molto suggestivo l'ingresso delle nuvole. Spazio anche per alcuni riferimenti all'attualità. Se Zeus colpisse gli spergiuri, allora spiegami com'è possibile che siano ancora vivi nell'ordine. Uno, quello che aveva promesso che non avrebbe mai lasciato la sua fazione. Due, quello che aveva giurato sul cuore immacolato di Atena che non avrebbe mai fatto cadere il governo. Dopo, Fidipide va da Socrate per assistere al dibattito tra due tipi di discorso, quello migliore e quello peggiore, che poi prevale sul primo. Riuscire a vincere quando si hanno gli argomenti più deboli, quando si è apertamente torto. Capelli tagliati, nuovo look. Fidipide, grazie ai sofisti, si trasforma e impara a prevaricare sugli altri, anche sul padre, che non intende estinguere il suo debito con i creditori. Poi Strepsiade litiga con il figlio e per vendicarsi sale sul tetto della scuola ed appicca un incendio. Spendiamo le facce, il mio tetto! Faccio la erodata, frutto per l'aria e studio il sole da vicino! 3.000 gli spettatori che hanno assistito alla prima, oltre 2 ore per staccarsi dalla quotidianità, immergendosi nel mondo dell'antica Grecia. 9 le repliche fino al 21 agosto, che si alterneranno a Baccanti di Euripide. Thank you.